di scuola ad artisti apprezzati in tutto il mondo. Questa è la storia di due dei più grandi esponenti musicali del nostro territorio che decidono di tornare insieme e di raccontare il proprio percorso in musica attraverso un concerto davvero imperdibile. Tutto questo avverrà il prossimo 11 febbraio al Trianon con Compagni di scuola e Di note. Protagonisti saranno Lorenzo Engeller, che è qui in collegamento e che saluto, e anche Raiz. Buongiorno, due anime diverse che si ritrovano per la prima volta insieme sul palco dopo tanti anni condivisi a Convitto Nazionale e le prime band giovanile. Buongiorno, che bella questa sensazione, ecco, di ritrovarsi insieme, ma soprattutto in palco e per raccontarsi in musica. Innanzitutto buongiorno e grazie per essere qui con noi. Ciao, ciao Mario, grazie. Buongiorno Lorenzo. Dunque, dicevamo prima, due grandi artisti, due grandi carriere che hanno seguito strade simili ma attraverso percorsi sicuramente diversi e che però partono dalla stessa storia, ovvero dal Convitto Nazionale. Da lì, insomma, proprio eravate giovanissimi. Sì, dobbiamo specificare una cosa: non eravamo al Convitto, eravamo al liceo. Ah, io pensavo che fosse a Convitto, quindi liceo. Quale liceo, Lorenzo? Vittorio Emanuele. Ah, Vittorio Emanuele. Ok. C'era una parte di Convitto dove gli alunni restavano anche il pomeriggio, noi invece restavamo, diciamo, in orario scolastico normale. Per il resto è tutto giusto. Per il resto è tutto giusto ed è in quel momento che in realtà nasce questa amicizia, Lorenzo, e la musica, la passione per la musica. Sì, certo, sì, certo. Ci divertiamo. Vai, Rino. No, poi volevo puntualizzare che l'ingresso della nostra scuola era da via San Sebastiano, non da Piazza Dante. Via San Sebastiano è notoriamente la strada dove ci sono tutti i negozi di strumenti musicali, quindi musica, esatto. Sì, c'è il conservatorio lì dietro l'angolo, quindi siamo cresciuti in un ambiente, come dire, umanistico, di studi umanistici, e dove la musica comunque era lì, si respirava tutti i giorni, perché comunque tutti i musicisti napoletani comunque bazzicavano la zona per comprare strumenti. Io per esempio mi ricordo benissimo, in quarto ginnasio, quindi al primo anno, no, di liceo, avevo 14 anni, un giorno eravamo a Piazza Dante così a bivaccare dopo scuola come al solito, a un certo punto arrivano Pino Daniele e James Inese, cioè noi subito corremmo, no, ad abbracciarci, Pino, James. Poi all'epoca non c'erano i cellulari, quindi non c'è nessun ricordo tangibile di questa cosa, c'è soltanto il fatto di averlo visto, ero ricordato. Mi ricordo Pino aveva una macchina bianca grande che ha parcheggiato a Piazza Dante, all'epoca si poteva parcheggiare a Piazza Dante attorno alla strada di Dante, e scendono lui e James e si avviano verso Portalba, probabilmente, insomma, magari andavano a comprare qualche cosa, stanno a vedere i negozi di strumenti che poi sia io che Lorenzo abbiamo bazzicato grandemente dopo. Una generazione dopo. Insomma, Lorenzo, ecco, questo è il ricordo di Raiz. Qual è il tuo ricordo? Perché ci sono dei grandi, no, della musica italiana. Invece di ripetere i paradigmi verbali dei verbi difettivi, insomma, andavate a studiare note musicali? Sì, guarda, Piazza Dante è vero, era proprio il nostro salotto. Insomma, poi c'era una famosa rosticceria di cui non dirò il nome perché c'è una parolaccia dentro, ma che era, ci faceva mangiare sempre panini, cose. Vabbè, lo dico, si chiama Come Cazzo Kosher. La conosciamo, hai detto tu, non potevo dirlo io. Beh, allora, visto che siamo in modalità pubblicità, poi c'erano pure i frappè di Mexico, insomma, che pure, esatto, no, del bar Mexico, che pure ci nutrivano. Esatto, e siamo cresciuti lì, per cui è vero, via San Sebastiano ci ospitava. Io pomerino passavo per i negozi, mi fermavo perché facevo finta di comprare le tastiere pur di suonare, quindi entravo lì, cercavo di suonare, di fingere interesse perché non avevo, insomma, possibilità di comprarle, però insomma suonavo molto, quindi è una strada, è una scuola, è un quartiere molto musicale, decisamente. Ma col senno di poi, Lorenzo e Raiza, ecco, in quel momento, in quel periodo di incontri comunque musicali anche all'interno delle band, pensavate che un giorno sareste riusciti a coronare il vostro sogno? Perché sebbene poi abbiate intrapreso insomma strade diverse, entrambi però siete diventati degli artisti di grande spessore e di successo.
Io non pensavo che sarei riuscito a fare il musicista, però lo volevo fare, cioè lo sapevo io, insomma, è un sogno che accarezzavo nel, come dire, nel tuo inconscio, no? Nell'angolino, no? Del cervello, non so, proprio in un punto nascosto della mia persona, pensavo, oh, mi piacerebbe fare il musicista. Ma insomma, poi già solo parlarne a casa questa cosa era, no, no, era tabù, perché dire a dei genitori, ai propri genitori, guarda papà, io sì studio, faccio il liceo, poi l'università, farò pure l'università, però in realtà io voglio fare il cantante. Il cantante, tu avrei credo che ti metterà a fare, giustamente. Tu devi lavorare, esatto. Tu devi lavorare. E quindi. Lorenzo, ecco, anche tu diventi poi un musicista professionista e di successo, coroni questo sogno, ma dietro nel tempo magari avevi altre aspirazioni, ecco, magari dettate da quello che era il contesto familiare. Sì, no, non potevo dire nemmeno io di fare il musicista, lo facevo, a mia mamma mi ricordo che siccome facevo già tardi la notte perché ho iniziato nei piano bar, nei locali, aveva il lumetto acceso finché non tornavo e quando lo spegneva era proprio un modo di spegnerlo con rabbia per dire non fare sta vita, proprio non fa sta vita, per cui non si poteva dire, però comunque insomma anche io in un angolino della mia testa avevo l'ambizione di farlo e insomma alla fine la tigna paga, però volevo dire una cosa insomma anche a tutti quelli che ascoltano, questo mestiere si può anche desiderare di farlo, ma alla fine te lo fanno fare, sono gli altri che te lo fanno fare, il pubblico, perché sennò puoi anche metterti in testa, ma è il pubblico che diventa poi generoso, ma soprattutto diventa una conferma anche di quello che è poi il vostro talento, Lorenzo, perché il pubblico poi lo riconosce e diventa essenziale, no? Anche per nutrire paradossalmente le vostre anime, perché abbiamo bisogno davvero del pubblico per svolgere questo bellissimo mestiere che riguarda il mondo dello spettacolo. Voi vi siete però bellissima anche questa cosa, ritrovati dopo tempo, perché Lorenzo tu decidi coinvolgere Raiz nel tuo album Piano Napoli e da lì scatta questa scintilla meravigliosa. Sì, l'album è mio e di Elisabetta Serio, la mia collega pianista molto brava, e abbiamo che conosciamo fatto... e salutiamo. Esatto, pieno di ospiti, tra cui c'era Rino e ci siamo ritrovati per fare un brano suo molto bello che si chiama Nanninella e da lì ci siamo sempre guardati e detti senti, ma noi abbiamo questa storia, abbiamo suonato nei concerti, nei MacP della scuola, nelle feste, nelle assemblee, dobbiamo fare prima o poi un live insieme con un repertorio assurdo, e così abbiamo parlato con Marisa Laurito, gliel'ho proposto e siamo stati, ed eccoci l'11 venerdì a farlo. Infatti. Ma questo repertorio assurdo, Lorenzo, lo chiedo anche a Raiz, che cosa prevederà? Saremo al Trianon per l'appunto il prossimo 11 febbraio, compagni di scuola e di note, che musica dovremo aspettarci? Perché sicuramente sarà una tipologia di musica diversa da quella a cui siamo solitamente abituati. Ma noi se fossimo in Inghilterra lo definiremmo eclettica, cioè quindi una cosa che va passa di palo in frasca in continuazione. Noi siamo, ecco, abbiamo tanti anni di carriera e abbiamo senz'altro superato, no, come dire, l'estremismo della gioventù. In genere uno comincia a suonare e sta fissato su un genere, dice no, a me piace solo questo, il resto mi fa schifo. Crescendo, chiaramente gli orizzonti si allargano, no? Le personalità si ammorbidiscono e permettono, come dire, a tutta la musica, cioè l'artista, come dire, si fa proprio permeare da tutto quello che ascolta, si innamora di tutto quello che ascolta. Quindi noi chiaramente abbiamo un monte ore di ascolto, fondamentalmente siamo più ascoltatori, avremo sicuramente ascoltato più musica di quanto ne abbiamo suonata, perché questo è sicuro. Qui è una vera spugna, Raiz, cioè c'è tantissimo, sarà difficile. Quindi poi abbiamo messo in campo, dici, ma questo che facciamo pezzi di altri, pezzi di grandi autori, qualche cosa anche di nostro, facciamo però poco, insomma, fondamentalmente spaziamo diamo libero sfogo alle nostre passioni poi nessuno. Tra l'altro appunto due anime diverse, c'è anche chi ha un'anima jazz, per cui ecco, quando si dice assurdo io immagino che ci sarà qualcosa anche un po' di improvvisazione che non possiamo prevedere proprio in questo momento. Sì. Mettiamo in campo proprio le nostre passioni, quelle che gli altri conoscono e anche quelle inconfessate, quelle che dici ma come ti piace, come poi che ascolti anche questo, sì, ascolto anche Lorenzo.
assolutamente sorprendente. Voglio dirti quest'altra cosa, che Rino, che conoscete tutti come cantante drum and bass, assolutamente molto solido, la cosa che mi è sempre piaciuta e che ho guardato in questi anni di carriera, seppur diversa, è che la sua anima melodica e la sua voce melodica è una voce da interprete, e questa è la cosa che io ho sempre pensato di inseguire in Rino, perché ero sicuro, come era per la scuola, come era all'epoca dei concerti e come adesso alle prove ci stiamo divertendo moltissimo, di un'ampia gamma di modo melodico di usare la voce, quindi anche un modo nuovo di vedere sia Rino nel modo di cantare, sia io nell'affrontare, diciamo, un repertorio, ribadisco, assolutamente assurdo, proprio veramente pieno di sorprese. Ma ci sarà un punto di incontro tra le vostre musiche? Certo, ma sì, certo, ma sì, ma siamo noi fondamentalmente il punto d'incontro. Siamo proprio noi, perché siamo cresciuti insieme, abbiamo mangiato le stesse pizze, ritorno, altra pubblicità di portate a Porta Pizzeria a Portalba, insomma, non possiamo non avere, no, qualcosa di simile, è proprio il DNA di quello che abbiamo messo in bocca, di quello che avete vissuto all'interno delle band giovanili. Quindi io vi chiedo se avete già provato qualcosa insieme, e se sì, quali emozioni avete provato? Ecco, vi siete ritrovati negli anni del quarto e quinto ginnasio? Sono le stesse, però con un background sicuramente diverso. Sì, ci siamo ritrovati, ci siamo ricordati gli orari, gli appuntamenti, i ritardi di Rino che non si trovava mai, dove sta Rino per le prove che non si trovava, e la mia ombrosità timida che era già all'epoca e lui si ricorda, e io insomma invece stavo bene, però mi dicono tutti che ero un ragazzino ombroso, però sì, ci siamo ritrovati ricordandoci la musica dell'epoca che poi comunque faremo. Consiglio ai ragazzi che oggi vogliono suonare, che vogliono fare musica, perché effettivamente molti sono i ragazzi che vogliono esprimere la propria personalità attraverso il linguaggio musicale, e ancora c'è questo retaggio culturale dei genitori che dicono no, dovete studiare, che devi fare, perdi tempo con la musica, non è talento, non è quello, non è quell'altro. Allora è importante che anche oggi voi siate qui a Mattina Live per restituire proprio un messaggio a loro, perché penso che voi oggi siete diventati dei musicisti di grande successo, però al di là del successo che poi possa venire o meno, fare musica per i giovani è importante, no? Diventa un qualcosa anche un po' di liberatorio. Quindi qual è il consiglio che possiamo restituire ai ragazzi di oggi? Ah, io direi inseguire la propria passione innanzitutto, cioè non cercare, come dire, il compromesso, perché alla fine non ne vale la pena, cioè fare quello che uno vuole fare. Oggi ci sono tutti i mezzi per farsi ascoltare, molti più di quanti probabilmente ne avessimo noi, no? Perché noi, per noi, ecco, l'accesso ad una casa discografica, ad un contratto discografico era il modo, no, per uscire, oppure si cominciava, come chiaramente, nei locali, però nella propria città, il piano bar, i piccoli concerti, le feste, così. Però poi se fosse arrivata una casa discografica che pubblicava il tuo disco, insomma, era il modo di mettersi fuori. Oggi con internet... ma sta tutto lì, cioè tu puoi fare i dischi a casa, che lo stato dell'arte della tecnologia oggi è immenso. Noi non avevamo niente, noi registravamo proprio alla buona, proprio in maniera proprio artigianale, a meno che non avessimo accesso appunto a un vero studio di registrazione messo a disposizione da una casa discografica, con i soldi di una casa discografica. Oggi invece si può fare tutto, quindi io dico inseguite le vostre passioni e mettete le vostre cose fuori. Ci sono tanti esempi di band che oggi stanno, band di giovanissimi che oggi stanno anche facendo tanto successo, no? Mi vengono in mente i Maneskin, per esempio, che con un po' di scaltrezza e un po' di hanno fatto un grande successo mondiale. Ora si può fare, e chiaramente poi fermatevi quando vi rendete conto che insomma non vale la pena più di ecco, quando fatela abbiate il coraggio anche di far diventare un hobby quello che poi non può diventare una professione. Quando ci accorgiamo però, Lorenzo, che poi non potrà diventare una professione, perché la base del talento comunque deve esserci. Il talento ci vuole, quello che ti dicevo, questo mestiere te lo fanno fare. Il consiglio che posso dare è cercate di avere un'idea. Se non avete idee non lo fate, perché la questione non è lo strumento, essere bravi, virtuosi, ma avere un'idea. Cercate un'idea che sia solo vostra, anche brutta, ma quello secondo me è il segreto per fare bene questo mestiere. Non conta saper suonare tanto bene o male, ma avere un'idea. Se non avete l'idea, chiudete il pianoforte. Avevi già le idee tu nel quarto ginnasio, Lorenzo? Già le avevi le idee?
io avevo delle idee perché sono spessato un giovane vecchio, come Rino si ricorda, per cui inseguivo i miei miti da un lato, Carosone, Luttazzi, però insomma cercavo di essere anche alle prese con Sting per essere accettato, perché ero troppo vecchio, capito già? Tra l'altro la filosofia ti avrà aiutato ad essere un pochino di più. Lorenzo, siamo, e anche Raiz, siamo reduci da questa settimana sanremese e vi chiedo se vi piace la musica italiana di oggi, se c'è qualche criticità che voi, ecco, mettereste a segno, e quindi anche in questo caso se la musica italiana oggi deve migliorare nel nostro panorama musicale. Raiz? Ma io a Sanremo, io ho fatto Sanremo una volta nel 2013, è stata un'esperienza straniante per me, perché io sono abituato a live, a suonare davanti a tanta gente, però mi ricordo un'emozione particolare, che quello è proprio il salotto, no, della musica italiana, un po' come andare a suonare da, cioè mettersi appunto nel salotto di tua zia e tu sai che tua zia ti ascolta, insomma, è un'emozione particolare. Purtroppo la musica sta sotto tante cose, cioè quello che si vede nel Festival di Sanremo è fondamentalmente un grande show, un grande, no, c'è il gossip, c'è il vestito di quello e poi tutti questi commenti. Però magari, ecco, poi l'essenza si perde. Lorenzo, velocemente, che diventa, siamo in diventa chiusura, piccola. Diventa una parte piccola. Lorenzo, velocemente. Sì, io cerco di essere, insomma, seguo, lo guardo, cerco di capire, molto non capisco perché il tempo passa per tutti, però io giudicare la musica è l'ultima cosa che faccio, tanto è una questione di gusti, quindi insomma mi piacciono alcune cose, altre no, però giudicarla non riesco proprio. Bisogna suonarla, ma soprattutto bisogna ascoltarla quando il prossimo 11 febbraio al Trianon con Compagni di Scuola e di Notte, Lorenzo Engeller e Raiz protagonisti, non perdetevi questo imperdibile concerto, complimentissimi e a presto, grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. Pubblicità. Ciao. Restate con Mattina Live.